Raccontarvi questa storia incredibile. Siamo a Foggia e il 30 agosto una ragazza è fuori con una sua amica, come spesso accade, e viene aggredita e sfregiata. Una storia incredibile, ce la racconta il nostro inviato Max Franceschelli, poi andiamo lì in diretta, guardate. Vi devo uccidere! Vi devo uccidere! Era la notte dello scorso 30 agosto. Maria era in un locale con un'amica quando è arrivata una coetanea che conoscevano appena, solo di vista. Ha iniziato a insultarle pesantemente. Sosteneva di essere stata derisa nei giorni precedenti. Ma siccome nel locale ci sono amici e amiche, per evitare il peggio, allontanano subito questa ragazza. Le ragazze escono dal locale che ancora si stanno interrogando su quello che è successo, quando all'improvviso questa persona sbuca alle loro spalle, si avventa contro una di loro, si avventa sul viso di questa ragazza mordendole il naso e subito dopo si allontana. Di lì a poco sui profili Instagram di Maria e della sua amica hanno iniziato ad arrivare messaggi scritti e vocali con altri insulti e minacce di morte. Vi devo uccidere! Vi devo uccidere! L'amica perdeva sangue copiosamente dal naso e ha deciso di andare a casa. Maria invece, ancora scossa e spaventata, si è fermata a parlare con un gruppo di ragazzi della sua comitiva nei pressi dell'epitaffio. A un certo punto, mentre loro stanno qui tranquilli, ritorna di nuovo l'aggressore, arriva in pigiama e ciabatte, preleva forse da questo cassonetto una bottiglia di vetro, di quelle della birra, la spacca per terra, rendendola un'arma da taglio, e si avventa contro la ragazzina, colpendola alla testa, al viso, poco sotto l'occhio destro, sullo zigomo destro. Poi, forse ritrovando un attimo di lucidità, la ragazza che l'ha appena aggredito gli dice: tu sei solo una bambina, mi dispiace per quello che ti ho fatto. E questa ragazza che chiameremo Maria, ma non è il suo nome, è in diretta con Max Franceschelli. Max, voglio sapere subito, davvero subito, come sta adesso. Sì, Alberto, noi siamo a casa di Maria, la chiamiamo così per proteggere la sua identità, lo chiediamo direttamente a lei. Come stai adesso, soprattutto rivedendo quelle foto, le foto di quel terribile giorno, di quella terribile notte? Allora, adesso posso dire che sto molto meglio, che mi sto riprendendo pian piano, ma ovviamente ho sempre quel brutto ricordo che mi rimbomba nella testa e che anche quando la sera mi metto a letto mi porta ad avere brutti sogni, ad urlare durante la notte, oppure ad alzarmi e non riuscire a farmi appunto dormire. Questi segni che tu hai sul volto, adesso noi non vogliamo vederli, sei coperta dalla mascherina, sono segni che però probabilmente dovrai portare per sempre. Sì, è una cicatrice permanente che porterò per sempre. Sia sul viso, dove mi sono stati messi 15 punti, 5 in testa e 8 dietro la schiena. Questa persona, questa ragazza che tra l'altro ha 20 anni, come te, tu ne hai compiuti 21 pochi giorni fa, in questi 3 mesi che sono trascorsi da quell'aggressione, si è mostrata in qualche modo pentita, si è avvicinata a te, in qualche modo ha cercato di scusarsi almeno? Assolutamente no. Sin dall'inizio non mi ha mai chiesto scusa, non ha mai trovato il modo di chiedermi scusa oppure di farmi capire del suo pentimento. Anzi, sono successi altri avvenimenti in cui ci siamo incrociate per strada e ha continuato a beffeggiarmi e, tra virgolette, a prendermi in giro. Scusa Max, innanzitutto io ringrazio Alberto, moltissimo quella notte. Ecco, sì. Io la ringrazio moltissimo perché è veramente una storia che fa venire i brividi, ma voglio chiedere, non si chiama Maria, lo chiamerò Maria, lei sa il perché, ma che spiegazione si è data a un gesto così assurdo, così violento, così non ho parole. Lei che spiegazione si è data per questo raptus, quest'ira? Alberto, che innanzitutto buonasera. Ciao, grazie di lì, essere qui. Lì come spiegazione sempre, no, che grazie mille a voi,
Lei, che come spiegazione, non so, in questura che cosa, abbia dato, ma sempre tramite dell'altre persone ha comunicato, che noi abbiamo deriso il suo bambino, cosa che non è assolutamente vera perché non conosciamo, e anche appunto che conoscendo lì che solamente di vista non abbiamo mai che avuto modo di avere dei contatti né con lei e neanche con il suo bambino. Alberto, c'è una cosa importante da dire, una Dimmi, cosa che ci ha Max. colpito moltissimi, che abbiamo saputo, colpito moltissimo, abbiamo saputo proprio da te. Questa, parlavi appunto, Maria, di questo bambino, questa ragazza che ti ha aggredita, che ti ha sfregiata in questo modo terribile, è una giovane mamma, ha un bimbo di 8 mesi, tra l'altro è un bimbo nato da una relazione col suo ex compagno, che adesso si trova in carcere, pensate, proprio per le percosse, la violenza e le violenze che operava su questa donna. Questa giovane ragazza, nonostante fosse una vittima lei stessa di violenza, ha avuto la forza, la brutalità di aggredire la nostra ospite in questo modo. Pensate che situazione paradossale. Adesso sono entrambi in carcere, sia l'ex compagno che lei, per le stesse ragioni. È davvero una storia incredibile, Max, e io ringrazio molto lei. Mi auguro con tutto il cuore davvero che adesso lei chiaramente questo segno lo vede tutti i giorni, questi punti, per fortuna non è stata colpita all'occhio perché poteva andare davvero peggio di così. Ma io mi auguro che adesso con l'ausilio, per fortuna, della chirurgia plastica, di quello che si può fare, lei possa in qualche maniera lenire questo segno e questo dolore che comunque l'accompagna ogni giorno quando si sveglia e si guarda allo specchio. Allora sì, con questo segno ovviamente che rimarrà che per sempre sul mio viso, essendo un segno permanente, ovviamente ogni giorno in cui mi guardo allo specchio non mi riconosco più, Ricordo però un episodio particolare il giorno del tuo il compleanno, mio però. compleanno, che è stato il 7 ottobre, io mi sono svegliata e guardandomi allo specchio non mi riconoscevo più e sono stata male. Ho fatto anche un po' che di baccano a casa mia, ho sbattuto piatti e altre cose perché non, in quel momento non riuscivo ad affrontare e allo stesso tempo a vedermi con questo Certo. segno sul viso, ma allo stesso tempo è stato anche per il fatto del giorno del mio compleanno un punto di forza e Brava, brava. anche un punto nella mia vita da cui ricominciare. Ricominciare. Allora io ti Allo ringrazio per stesso questo. tempo, comunque, che Sì, voglio dire sì. che ringrazio la polizia, solo una Giusto. cosa volevo dire, che ringrazio il corpo di polizia, volevo salutare che l'ispettore d'amore, che sin dal primo momento che Con si è te. rivelato disponibile, Allora, io ti voglio dire una cosa e importante. chiedo di essere protetta. Protetta e ti voglio dire e ti Sì, auguro che il Alberto. prossimo compleanno tu possa, con la forza che stai dimostrando oggi, guardarti allo specchio e trovarti, diciamo, ancora migliore, e avere forza che ti possa fare andare avanti di più. Ti mando un grande abbraccio e ti lascio con questa consapevolezza che è importante. Grazie, grazie di cuore anche per la forza che hai avuto a venire qui da noi a raccontare tutto questo film dell'orrore che immagino faccia male ogni giorno e ogni volta che ti guardi allo specchio. Ma ribadisco, sono convinto che al tuo prossimo compleanno, tra un anno, le cose saranno già cambiate e chissà che tu non possa perdonare un giorno. Un grande abbraccio, grazie a Max Franceschelli.